Le relazioni macroeconomiche sono importantissime, riguardano tutti noi. Purtroppo però la scuola le relazioni macroeconomiche non ce le insegna e bisogna informarsi da soli per capire quali queste sono. Questo video ha proprio questo obiettivo, ovvero spiegare quali sono e come funzionano tutte le varie relazioni macroeconomiche. Prima di vedere quali sono le relazioni macroeconomiche, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, lasciare un bel like di supporto al video e anche ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi contenuti. Le relazioni macroeconomiche sono importantissime, sia che voi siate degli investitori, sia che siate degli imprenditori, sia che siate delle persone che fanno tutt'altro nella vita, perché comunque condizionano le nostre vite queste relazioni e conoscerle fa sempre bene. Proprio per questo vediamo adesso quali sono queste relazioni. In particolare cerchiamo di capire quali sono le relazioni che ci sono tra inflazione, PIL, tassi di interesse, politica monetaria espansiva, politica monetaria restrittiva, tassi di disoccupazione. Insomma, è un video bello succoso, ma adesso basta chiacchiere e partiamo subito a capire quali sono queste relazioni macroeconomiche. Prima delle relazioni macroeconomiche, però, devo dare un paio di definizioni per chi non le sapesse. L'inflazione che cos'è? L'inflazione è l'aumento prolungato dei prezzi di beni e servizi che riduce il potere d'acquisto dei consumatori. Detta in soldoni, il caffè prima lo pagavi 1 euro, adesso lo paghi 1,20 euro. In pratica tu i soldi in banca che hai sono sempre gli stessi, ma la roba in giro ti costa di più. Questa è l'inflazione. Passando a cos'è il PIL? Il PIL è il valore dei beni e servizi prodotti all'interno di uno Stato. Il tasso di interesse invece è l'importo che il creditore esige dal debitore in cambio di un prestito di denaro. Faccio un esempio: io ti presto 100 euro, se ho un tasso di interesse al 2% mi dovrai dare 102 euro, se ho un tasso di interesse al 20% perché sono uno strozzino mi devi dare 120 euro. È chiaro che se il tasso di interesse è basso, allora tu vieni più volentieri da me a chiedermi un prestito, se è alto invece non ci vieni proprio. Ora, date queste definizioni, dobbiamo capire quali sono le relazioni che ci sono, le relazioni macroeconomiche tra tutti questi dati. Possiamo dire che l'obiettivo di uno Stato è quello di crescere a livello economico e tenere bassa l'inflazione. Però questo non è facile perché le dinamiche economiche sono complesse. In particolare, se uno Stato vuole avere una crescita economica, quindi un'espansione economica, deve cercare di aumentare i prodotti e servizi generati all'interno del proprio Stato. E come fa? Deve attuare una politica monetaria tale per cui le imprese e gli imprenditori siano più contenti di chiedere dei prestiti. In particolare, cosa fanno? Riducono i tassi di interesse, ovvero attuano una politica monetaria espansiva. Quando lo Stato adotta una politica monetaria espansiva, abbassa i tassi di interesse, così io, imprenditore, sono più contento di andare in banca e dire: banca, prestami 100.000 euro, tanto te ne devo ridare 101.000, sono molto tranquillo e li chiedo molto volentieri quei soldi. Questo cosa comporta? Comporta che avrò una crescita economica perché l'azienda cresce più velocemente. E cosa succede? Che l'azienda crescendo ha bisogno di più dipendenti, e se ha bisogno di più dipendenti si riduce il tasso di disoccupazione e quindi c'è più gente che lavora, sono tutti contenti, tutti tranquilli. Però c'è un però: l'inflazione sale. E quindi il potere d'acquisto si riduce. Perché l'inflazione sale in questi momenti? Beh, perché aumenta l'offerta di moneta. Perché se il tasso di interesse è molto basso, allora cosa succede? Che tutti corrono in banca e dicono: dammi dei soldi. La banca via, butta fuori soldi, aumenta troppo l'offerta di soldi, aumenta troppo l'offerta di denaro. E di conseguenza il potere di acquisto della moneta si riduce notevolmente. E proprio per questo bisogna che lo Stato intervenga e dica: fermi, perché se l'inflazione sale troppo, tutta la crescita economica che abbiamo avuto non conta più niente. Fermiamoci. Nel momento in cui lo Stato arriva e dice: ragazzi, fermi tutti, allora qui lo Stato deve adottare una politica monetaria restrittiva. In pratica, cosa fanno gli Stati? Decidono di alzare i tassi di interesse. Alzano i tassi di interesse e quindi cosa succede? Che gli imprenditori sono meno convinti, sono meno
contenti di andare a chiedere dei prestiti in banca, perché prima gli chiedevano su 100.000 euro 101.000 euro, adesso su 100.000 euro gliene chiedono 110-115.000 indietro e quindi sono meno motivati ad andarci, di conseguenza l'economia cresce meno. Se l'economia cresce meno, cosa succede? Succede che l'inflazione cala perché l'offerta di moneta è molto diminuita, ma aumenta il tasso di disoccupazione perché le imprese non crescono più. E allora cosa succede? Che magari si riducono, decidono di ridurre i loro impianti e c'è meno lavoro per le persone. E cosa succede ancora? Che se il tasso di disoccupazione mi diventa troppo alto, allora lo Stato deve intervenire di nuovo con una politica monetaria espansiva e ricomincia il giro. In pratica gli stati sono sempre lì a combattere perché devono cercare di avere un'espansione economica, aumentare il loro PIL ma non aumentare troppo l'inflazione, perché se l'inflazione aumenta troppo allora tu puoi anche farmi crescere il PIL, ma se in rapporto all'aumento dell'inflazione è inferiore o poco importante, tu hai solo aumentato tanto l'inflazione. Però devi anche stare attento, perché se hai una politica monetaria troppo restrittiva, sì, mi abbassi l'inflazione, quindi abbiamo più potere di acquisto, però mi fai troppi disoccupati, e quindi troppi disoccupati creano un grosso problema all'interno dello Stato. Capite che la risposta non è facile e quindi abbiamo questi cicli economici, possiamo chiamarli così, in cui ci sono tassi di interesse alti e poi tassi di interesse bassi, politica restrittiva e poi dopo politica espansiva, e si gira sempre in questo sistema qua. Queste sono un po' le basi delle relazioni macroeconomiche che ci sono. Naturalmente non è tutto così semplice come l'ho riassunto in questo video e c'è molto di più dietro. Però questa è già una buona base per capire quali sono le relazioni macroeconomiche che stanno dietro a tutta l'economia che viviamo tutti i giorni. Sperando che il video vi sia stato utile, vi invito nuovamente a lasciare un bel like per pompare l'algoritmo e fatemi sapere nei commenti un po' cosa ne pensate di tutte queste relazioni macroeconomiche che si verificano ogni giorno nelle nostre vite. Detto questo, vi ringrazio per aver seguito il video e noi ci vediamo nei prossimi video.